affidiamo al Signore la vita di Fabio, perché sappiamo che il suo uomo interiore, che si è costruito con quei gesti, anche i più piccoli, di bene, quell'uomo interiore ora diventa pieno, eterno, nell'amore di Cristo risorto. Con queste parole Don Paolo Pigozzo ha raccontato la vita di Fabio Biasuzzi. Una vita fatta di piccoli e grandi gesti quotidiani in tutti i campi dove ha operato. Dall'attività estrattiva a quella immobiliare, da quella turistica a quella agricola, fino ad arrivare alla grande passione per i cavalli che condivideva con il governatore del Veneto. E Luca Zaia era in prima fila a salutare chi ha fatto crescere l'ipica nel nord-est, mentre il sindaco di Treviso Mario Conte testimoniava la vicinanza di tutta una comunità per un uomo e una famiglia che ha internazionalizzato il Sant'Artemio e ha portato la trevigianità in tutto il mondo. Tanti volti noti presenti all'estremo saluto, dai colleghi cavatori Remo Mosole e Roberto Grigolin, all'industriale Nicola Tognana, dal ristoratore Celeste Tonon, al giudice Carlo Nordio e all'avvocato Piero Barolo. Presenti anche volti della politica cittadina come gli ex assessori Paolo Camolei e Fulvio Zugno o l'ex presidente del Consiglio Comunale Franco Rosi. Stretti nel contegno del dolore il fratello gemello Mauro, la mamma Gina, la moglie Laura, i figli Beatrice, Caterina e Giuseppe, che hanno seguito Fabio nel lungo calvario della malattia. Sull'altare tanti fiori, testimonianze di dipendenti, collaboratori o semplici amici, mentre sul cuscino di rose rosse sopra la bara la famiglia ha voluto testimoniare l'altra grande passione che Fabio ha coltivato fino all'ultimo, quella per il suo Milan.